Perché viene alla Claudiana di Firenze? Perché è una piccola libreria dove però si trova di tutto, in particolare libri di carattere religioso, ma poi si trova un po' tutto e c'è chi ci consiglia. È la libreria più aperta che io conosca dal punto di vista dell'offerta proprio saggistica e libraria in genere. Perché questa ha un carattere, cioè, più personale, nel senso è una libreria dove incontri una persona che ti riconosce, con cui parli di tanti argomenti, non solo dei libri che leggi, che ti fa scoprire degli autori, oppure chiacchierando ti fa riscoprire dei classici, insomma, così. Questa è una libreria di riferimento per il mondo protestante evangelico, soprattutto a Firenze, è un mondo piuttosto variegato, abbiamo molte denominazioni. Il mondo avventista, penso alla loro facoltà, la facoltà teologica avventista, si forniscono molto di volumi in questa libreria. È situata veramente in un posto strategico, quindi chi passa, che è anche un turista, che anche non ne sa magari niente del piccolo mondo evangelico italiano, però passando di qui magari ha una domanda da fare, e tante volte questa curiosità, queste domande diventano poi un motivo per fare un passo in più, magari entrare anche in chiesa, ecco. È grande proprio la testimonianza, ma proprio da un punto di vista cristiano, che secondo me la libreria dà alla città. La libreria Claudiana di Firenze è nata nel 2000 per iniziativa di un progetto voluto fortemente dalle chiese evangeliche fiorentine, in particolare da quattro chiese, la chiesa battista, la chiesa metodista, la chiesa valdese e l'Assemblea dei Fratelli, e inoltre con la partecipazione e il sostegno delle opere sociali evangeliche della Diaconia Valdese. La libreria di Firenze ha dunque nel DNA l'elemento della pluralità, appresa dal mondo protestante ed evangelico. Di riflesso, il negozio ha un carattere plurale nel proprio approccio, dall'offerta all'allestimento, all'organizzazione degli appuntamenti culturali, creati insieme al Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli. La libreria Claudiana di Firenze, come caratteristica e come presenza nel territorio, ha un taglio anche di libreria frequentata dalle persone che nel quartiere ci abitano e ci lavorano, e ha una relazione forte con i soggetti che in questo quartiere promuovono integrazione, promuovono una presenza come le parrocchie o l'associazionismo più vario, che in qualche modo testimonia di una Firenze aperta e solidale. Una libreria di quartiere, ma anche intrecciata con la vita delle quattro chiese che l'hanno appoggiata e arricchita dall'essere tra le mura di una chiesa battista. Il fatto di essere strutturalmente inseriti in un edificio caratterizzato dal punto di vista ecclesiastico fa sì che non possiamo dimenticare che abbiamo una vocazione diaconale. Significa che non possiamo dimenticare di interpretare il ruolo di libraio come il ruolo di un diacono che in ascolto annuncia una parola di speranza e di liberazione laddove ha a che fare con un'inquietudine senza risposta dell'uomo, della donna del nostro tempo.